Ciao a tutti, sono Cristina Cavalli, psicologa del Centro Psiche Soma. Oggi volevo parlarvi della tecnica dell'MDR. L'MDR si basa sul principio secondo il quale il nostro cervello è dotato di un meccanismo innato di elaborazione, processamento e superamento degli eventi traumatici. Quindi, qualora ci succedesse qualcosa che per noi può essere potenzialmente traumatico, il nostro cervello in automatico supera questa informazione, la elabora e la risolve, come qualsiasi altro organo del nostro corpo. Qualche volta però questo non succede, quindi all'interno della nostra memoria quel determinato evento resterà intrappolato in una rete connotata da una serie di sensazioni e percezioni negative che ci condizioneranno anche in seguito. Questo cosa comporta? Che quell'evento, che in realtà è un evento passato, condiziona anche il nostro presente, e il nostro passato in realtà è nel nostro presente e ci limita fortemente. Ci tengo a dire che l'MDR non è solo pensato per il superamento di eventi traumatici, come possiamo pensare magari un forte terremoto, un incidente automobilistico, ma anche per quegli eventi traumatici che sono traumi relazionali, quindi magari delle cose che succedono all'interno di relazioni importanti, come per esempio le primarie relazioni di attaccamento o relazioni sentimentali, amicali, relazioni con adulti di riferimento in seguito, che però possono avere un'importante influenza sul nostro sviluppo. Cosa fa quindi l'MDR all'interno del lavoro psicologico? Si aiuta il nostro cervello attraverso i movimenti oculari a elaborare e superare il ricordo. Succede bene o male quello che succede all'interno del nostro sonno REM, della fase REM del sonno, ma all'interno di una seduta. Quindi attraverso un protocollo standardizzato e attraverso questi movimenti oculari l'MDR e il terapeuta, attraverso l'utilizzo dell'MDR, aiuteranno il cervello a superare l'evento traumatico, ad elaborarlo, a lasciarlo nel passato e quindi ad andare oltre. Perché proprio in questo momento parliamo della grande utilità dell'MDR? Perché tutti noi stiamo vivendo un'esperienza traumatica. Alcuni di noi purtroppo hanno dovuto affrontare dei lutti traumatici. Perché sono traumatici questi lutti? Perché non ci viene data la possibilità di salutare i nostri cari, di essergli vicini nei loro ultimi momenti, e questo può essere un elemento fortemente traumatico. Oltre a ciò c'è l'isolamento, che può essere vissuto molto molto male, e la presenza di un virus che può dare origine a disturbi, per esempio, legati all'ipocondria. Queste sono tutte esperienze che possono essere esperienze traumatiche e che in quanto tali possono essere trattate con l'utilizzo di MDR. Ci tengo inoltre a dire che l'MDR non è solo un'ottima tecnica per il superamento di questi traumi, ma anche per il superamento e l'aiuto nel superamento di disturbi alimentari, disturbi legati a dipendenze, depressione e ansia. Spero che queste informazioni possano esservi utili se state attraversando un momento di fatica, o se conoscete qualcuno che sta attraversando un momento di fatica. Se volete saperne di più sull'MDR, troverete qui in basso il link di un articolo scritto da una collega rispetto alla tematica, e potete trovare anche altri contenuti del nostro blog. Un saluto!